Sumenagashi. Arturo. Oggi proviamo una nuova tecnica particolare per realizzare delle, tra virgolette, stampe artistiche. La Suminagashi Art significa inchiostro fluttuante e nasce appunto in Giappone per scopo divinatorio, perché le onde che si creano sull'acqua e poi si imprimono sul foglio venivano utilizzate anche per leggere il futuro. Ma di che sto parlando? Andiamo a vedere cosa faremo oggi. Oggi su consiglio di Kama ho provato una tecnica molto particolare, la Suminagashi Art. La leggenda racconta che furono gli dèi a farne dono agli uomini. Le forme morbide ed eleganti tracciate dal Sumi, l'inchiostro di China, sono disegni fantastici che si vanno a modificare in seguito al movimento sinuoso dell'acqua. Ecco gli strumenti che abbiamo utilizzato. Carta. Oggi vi mostrerò i risultati ottenuti con tre tipi di carta. Quella comune da stampante, la carta di riso, che è quella più utilizzata nella tradizione, e infine la copperplate paper. Come colori utilizzeremo degli acrilici mescolati con un pizzichino, una punta proprio di fiele di bue, che viene impiegato per migliorare la presa del colore su superfici untuose e come fissativo. Tutto questo verrà poi immerso in acqua. Io sto utilizzando una pirofila di quelle da forno, ma c'è un'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, di un imbibente, come il Kodak Photoflow, ovvero una sostanza capace di ridurre la tensione superficiale dei liquidi facilitandone l'assorbimento da parte di materiali solidi. Generalmente il Photoflow si usa in fotografia, aiuta a ridurre le macchie e le strisce d'acqua sulla pellicola e consente ai film di asciugarsi più velocemente. Vi mostrerò anche un'alternativa economica, ovvero la colla per parati. Dal momento che anch'io devo conoscere questa tecnica, comincerei proprio dalla sua versione con materiali e oggetti più facili da trovare e anche più economici. Per fare la versione brutta, cosa ci serve? Colla per carta da parati e acqua. Un cucchiaio. Chiudere bene e agitare. La bottiglietta d'acqua serve per evitare di dover mescolare tutto poi all'interno della vasca. Quindi dopo aver creato questa, ovvero della colla per carta da parati, la versiamo all'interno della nostra pirofila da forno, che per oggi sarà il soggetto. Oggi ragazzi tutorial come lavare i piatti. Per togliere la schiumetta basta raccoglierla con un foglio, uno che non ci serve. Ora che la nostra pirofila è un po' più limpida, cominciamo dal colore nero e ne mettiamo un pochino all'interno delle nostre boccettine. Acqua, fiele, e adesso con il pennello con questa estetica orientale andiamo a immergerlo. Facciamo quindi il primo test. Allora, posso confermare che la carta da stampante non va bene per fare questa cosa. Comunque, c'è da dire che queste linee concentriche, spirali e tutto, un pochino sono apparse. Sicuramente meno colore la prossima volta, ma è dai fallimenti che risorgerò proprio come una fenice. Concluso il primo esperimento, passiamo al secondo. La carta non ci aveva molto convinto, ma anche la colla da carta da parati forse non era il massimo, quindi riproverei con quello che si può dire il metodo ufficiale, ovvero utilizzando il Kodak Photoflow. Prima versiamo dell'acqua in modo da avere almeno un paio di centimetri. Oh, che bello, senza grumi. Ora l'acqua va nelle tazzine, in questo bellissimo set coordinato offertoci da Conrad, e poi un pizzico di Photoflow nella tazzina. Mescolare e voilà. Riprendo il colore di prima, tanto alla fine abbiamo capito che funzionava, abbiamo macchiato l'intero foglio, quindi la quantità di colore mi sembrava appropriata. Adesso utilizzeremo insieme due pennelli. Il primo con la mano sinistra andrà nel Photoflow, il secondo con la mano destra andrà nel colore. Ok, non so se state vedendo questo effetto, è molto strano. Il Photoflow agisce come da repellente per il colore. Direi che le probabilità che questa cosa venga bene sono più elevate di prima. Adesso riproverei con la carta da stampante e voilà. E poi, senza dargli neanche il tempo di rompersi, giuro che non è colpa mia. Ma perché ho sprecato tutta questa bellezza con un banale foglio da stampante? Beh, però sta succedendo? Cioè letteralmente si è distrutta in 0,1 secondi. Buono, teniamo da parte. Ora, per sostituire quindi la nostra impareggiabile carta da stampante, abbiamo la carta ufficiale che verrebbe tecnicamente usata in Giappone per fare questa tecnica, che sarebbe la carta di riso. Ora, non dico nulla, la provo e poi traiamo le nostre conclusioni. Ok, sto iniziando a fare un po' schifo, meglio se mi fermo. Carta di riso, eccola qua, e proviamo a vedere cosa accade. Nulla. Ah,
Invece non è per nulla soddisfacente, almeno l'altro dava un po' di gioia nel vedere che il colore si imprimeva bene, bello intenso. Invece questa è l'opposto della gioia. Qual è l'opposto della gioia? La sgioia. Andiamo a depositarla nel cavò. La appendiamo accanto alla sua nemesi. Malgrado comunque le ferite di battaglia riportate, è comunque un risultato molto più dignitoso. Sì, almeno è integra, però guarda che differenza di intensità di colore. Più la tocco, più peggiora. Io sto ferma. Ebbene sì, siamo finalmente arrivati alla vera applicazione totale e perfetta di questa tecnica. Di nuovo resta tutto invariato tranne la carta. In questo caso sarà la copperplate paper. Che cosa significa questo termine astruso? Piatto di rame. Va bene, va bene. Ciò che conta è che sia trovabile in descrizione nel nostro link affiliato. Me l'ho messo troppo. Guarda, non si espande il colore. Forse l'hai messo troppo. Ok. Riproviamo. Un bel po' di nero e un bel poco di photoflow. Mi fermerei qua perché sennò si inizia a creare del casino. Allora, quindi andiamo con la nostra copperplate paper di quartiere. Ma se no farci cadere sopra l'acqua, se no fa delle strisciate. Che tensione, non me l'avevi detto questo, aiuto! Stiamo molto calmi. Ma è bellissima! E oltretutto non si sta distruggendo e questo forse è l'elemento più bello di questa tecnica, perché adesso sembra quasi che il tempo speso per fare questa cosa sia forse servito a qualcosa. Guarda che bello! No, non vedo l'ora che si asciughi, è pazzesco! Però guarda, sembrava partito tutto in vacca e quello lì invece... Sì, poteva magari la trama essere migliore, però è anche vero che è frutto del caso. Probabilmente con un po' di pratica si prende abbastanza dimestichezza per riuscire a gestirla meglio. Dopo il primo tentativo con solo il nero, adesso proviamo di nuovo la stessa tecnica, ma stavolta con uno o due colori. Cosa potremmo scegliere? Bell'azzurro, ciano... Un po' meno acqua stavolta. Slurci! Voglio fare la stessa cosa con questo giallo. Sto diventando più complicato del previsto fare questa cosa. È assolutamente difficile. Io mi fermerei. Però ho visto che ci stai prendendo gusto. Quando capisci la dinamica inizia a essere molto divertente. Proviamo. Il giallo non è pervenuto in questa prima versione. Non l'ha preso il giallo? No, in alcuni punti c'è, ma veramente poco poco. Eccolo qua, il nostro bambino. Un'altra cosa che viene fatta dopo aver messo il colore nell'acqua è soffiare per spostare il colore, oppure usare un ventaglio, o ancora usare uno stuzzicadenti, come sto per fare io. Questo è molto tenue. Però questa carta, proprio perché è così tenue, potrebbe essere carina per fare anche un'illustrazione sopra, un disegno, dove comunque questo colore assume una valenza di sfondo o comunque una cosa del genere. Devo cercare di convincermi a salvare questo foglio. Andando avanti abbiamo sperimentato altre versioni utilizzando mescolanze di diversi colori. Qui vedete le sapienti mani di Kama destreggiarsi tra tutti questi pennelli. Ebbene sì, Kama è un mastro pennellaio. Come brandisce lui i pennelli, nessuno. La prima variante che abbiamo provato è stata con l'azzurro e il verde. L'azzurro e il nero sono state un'altra accoppiata vincente. E infine l'ultima versione con azzurro, nero e rosso. Vogliamo ripercorrere un po' l'avventura che abbiamo vissuto in questo video? Cominciamo con l'incredibile carta da stampante che ormai si è fossilizzata in questa struttura. Bella, senz'altro l'effetto interessante, ma non ci vivrei. Poi abbiamo la carta di riso, sottilissima, dà la sensazione di essere anche un po' fragile. Funziona, però non è il mio risultato preferito, onestamente. E poi abbiamo la nostra amica copperplate paper. Molto, molto carina. Ovviamente si distingue chiaramente qual è il fronte e qual è il retro. Qui
Non si sa perché, il risultato è venuto persino più intenso, come nero. L'effetto del colore è delicato. Mi fa pensare che ci si potrebbe anche far su magari un disegno, si potrebbe prendere come spunto queste forme per generare delle creature, dei mostri o... non so, sarebbe interessante vedere cosa ci si potrebbe fare col disegno. Poi c'è la seconda versione, che è quella con il blu e il giallo, dei quali non restano che dei pallidi accenni, che comunque un po' si intravedono. Il giallo è proprio un bordino sottile in alcuni punti, che comunque non mi dispiace. Questo è incommentabile, chiaramente il colore non era scuro abbastanza. E da qui in poi è intervenuto il signor Kama e guardate, blu e verde, guarda questa parte così che sembra un po' speculare. Secondo Kama c'è un teschio, ora voi ditemi se lo vedete, perché io sinceramente ho i miei dubbi. Poi c'è quest'altra versione, Kama l'ha chiamata il ritorno dell'Inter. Non l'ho mai chiamata così. Beh, questa è carina. Forse la preferisco alla precedente. E infine il capolavoro. Qui abbiamo Milan-Inter, il derby. Che molto ha a che vedere con la cultura giapponese, come potete immaginare. Giappone e calcio sono proprio due cose che... Beh, comunque, l'esperimento di oggi è stato alquanto spassoso. I risultati sono molto carini e non escluderei che possiate vederli applicati in altri video. Vuoi aggiungere qualcosa? Che tipo di futuro ci vedi in queste